Bene, buongiorno a tutti. Ringrazio il presidente della SISDI, cioè il condirettivo, per avermi offerto anche quest'anno l'onore e l'opportunità di presiedere la sessione conclusiva. Ringrazio i relatori per la loro disponibilità ai loro interventi di oggi. Oggi si parla di, non di rapporti economici, è stata scelta una formula diversa, principio di contribuzione e solidarietà familiare. In un contributo abbastanza recente che è apparso sulla Civile si sottolinea che già nel sistema di Savigny si immaginava una separazione tra il diritto di famiglia e il diritto privato patrimoniale. Era l'idea del diritto di famiglia fondato, costruito come una relazione tra sfere, gli status che avevano qualcosa che poco condivideva con l'autonomia privata, la calibratura degli effetti e la costruzione delle fattispecie da parte del volere dei singoli. È certo però che c'è molto di non detto in questa immagine, così come nell'immagine abituale per la quale pensiamo che prima viene il rapporto e dopo, quasi come una ricaduta, una conseguenza, una necessità, la regolazione dei rapporti economici. La realtà è che le esperienze esistenziali delle persone sono unitarie e in queste esperienze esistenziali non si scinde la dimensione del bisogno, la dimensione economica dalla dimensione personale. Forse non si arriva all'immagine nella famiglia patriarcale il problema non c'era, il problema della comunione non si avvertiva, nel senso di un problema della solidarietà economica tra i coniugi non aveva senso di darsi, ma in fondo nemmeno nella famiglia borghese ottocentesca, e soprattutto in quel modello non era vero che la dimensione relazionale interpersonale era tutto e la dimensione economica e materiale appunto un protero, una qualcosa che viene dopo. Nel libro sul matrimonio Thomas Mann dice che il modo etico per sposarsi non è quello di trovare l'anima gemella e poi resistere alla tendenza all'isolamento e quindi e alla libertà propria a sposarsi, ma è quello prima di decidere di sposarsi. Forse Zuckerberg con il suo futuro Tinder potrebbe recuperare questa idea e farne un'occasione di lancio del suo nuovo business. Certo, era una idea diversa, nella quale la dimensione socio-economica, alla fine se uno guarda, finiva forse per essere l'antecedente di quella di tipo affettivo. E credo, nella esperienza più recente, abbiamo visto ancora una dialettica complicata del profilo economico rispetto a quello affettivo. Per molti anni, almeno la mia impressione è stata che di fronte ad un infiacchirsi dell'istituto matrimoniale come relazione tipica, esclusiva per certi aspetti, giuridica del modo di disciplina della relazione giuridica della relazione affettiva, bene, il cuore, il punto fondamentale del rapporto personale si indebolisce e cerca di essere costruito dall'esoscheletro del diritto patrimoniale, dei rapporti patrimoniali, del loro presidio attraverso l'articolo 160, della inammissibilità della disciplina preventiva della crisi, della difficoltà di una regolazione alternativa dei rapporti patrimoniali tra coniugi, soprattutto nell'ambito della comunione, con il risultato che ormai abbiamo capito tutti da tempo, che la comunione è stata talmente presidiata, talmente irrigidita, talmente così occhiutamente e caparbiamente difesa, che però, dimenticandosi che è un regime opzionale, tutti hanno preso la strada dall'altra parte. Non esistono, credo, rilevazioni statistiche oggi, ma vorrei capire quanti di coloro che hanno stipulato contratti di convivenza, ponendosi tra l'altro sul terreno di una fattispecie che dire che è liquido, io direi addirittura gassoso, non si capisce bene come è regolato questo fenomeno, come lo si riconosca, ebbene quanti abbiano scelto il regime di comunione.
un regime di comunione che pure il legislatore offre, che mi sembra in questo caso riproduca amplificati i suoi problemi di opponibilità e di interferenza con la disciplina della circolazione giuridica che già avevano posto, dato occasione a pronunce mengoniane sulla comunione a mani riunite, molto elegante, molto fine, però da far funzionare un poco complicata, vedo che il professor Madiz condivide. Perché? Perché si finiva per far fare ai registri dello Stato civile un mestiere che non era loro, cioè quello di incidere sul o regolare la circolazione dei beni. Allora, su tutto questo, e concludo, chiaramente oggi incide una situazione nella quale, dopo anni in cui si era costruito un modello nel quale c'era la disciplina del matrimonio, fondata sull'articolo 29, con tutto il suo rigore, e un insieme di situazioni, o meglio una relazione di convivenza regolata in una maniera costruita volta per volta, problema per problema, dimensione per dimensione dal diritto giurisprudenziale, e adesso abbiamo questa pluralità di modelli e un quadro che è esploso ed è da ricomporre. Mi sembra complicato come quando è stato necessario rifare la volta della Basilica di Assisi quando è crollata in diretta durante il terremoto. Probabilmente toccherà ai nostri colleghi studiosi più giovani avere la pazienza di recuperare tutti questi frammenti e rimetterli insieme. Su Assisi ci sono riusciti, non so se ce la faranno i giuristi, credo che i nostri relatori di questa mattina cominceranno a fare un lavoro importante. Quindi lascio molto volentieri a loro la parola.